scendere in piazza per far sentire la loro voce oggi sono i giovani precari, una generazione costretta troppo spesso, quando ha la fortuna di trovare un lavoro, a paghe da fame e contratti senza diritti. Roma, Milano, Napoli, Bari e in altre 50 città, con un solo slogan, il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta, le varie realtà del mondo del lavoro precario, da quello della scuola, dell'università, della ricerca, della pubblica amministrazione, dei servizi e dell'industria, tutti coloro che sono considerati gli invisibili, hanno preso la parola per chiedere che siano riconosciuti, nessuno escluso, pari diritti e dignità sul lavoro. L'unica risposta possibile alla continua fuga dei cervelli, alla crescente disoccupazione giovanile, dato che ci colloca purtroppo ai primi posti in Europa, alla mancanza di prospettive che pesa su un'intera generazione. Qual è il messaggio che volete portare con questa piazza? Noi vogliamo dire due cose, che il nostro tempo è adesso, vogliamo diritti, vogliamo risposte ora, perché questo è il nostro presente e vogliamo liberarci dalla precarietà, ovvero vogliamo avere diritti, vogliamo avere tutele, vogliamo avere un welfare che ci consenta di costruire la nostra autonomia, perché la vita non aspetta e dobbiamo viverla adesso. La mobilitazione continuerà perché tante reti sono messe insieme, perché abbiamo capito che non è più tempo della salvezza individuale, che dobbiamo fare un'azione collettiva e continueremo in particolare il 6 maggio con lo sciopero generale affinché anche i precari possano essere visibili in piazza per reclamare i diritti di tutti, perché solo riunificando il lavoro potremo cambiare il volto di questo paese. Qual è l'importanza per la CGIL di questa grande mobilitazione di giovani, di precari che si sta svolgendo a Roma, ma anche in tantissime altre città d'Italia? Sì, la scommessa dei giovani di questa generazione precaria è anche la nostra, è la scommessa di provare a imporre nell'agenda politica del paese il tema del lavoro, di chi il lavoro non ce l'ha, e i giovani sono tantissimi che non ce l'hanno, di chi ne studia e ne lavora. Abbiamo 2 milioni di giovani in questo paese che non studiano, non lavorano, non sono in formazione, di chi lavora ma è appunto precario oppure fa finti rapporti di lavoro o comunque vive in una condizione senza alcuna tutela e senza alcuna certezza. Noi chiediamo al governo di guardare a questa realtà non con l'ottica della propaganda, ma di guardare a questa realtà con l'ottica di un governo che deve oggi dare una risposta a questi temi, a partire da un punto: i giovani precari sono stati i primi ad essere espulsi, anche nella condizione di precarietà, ad essere espulsi dai processi produttivi nel corso della crisi. Non è vero quello che dice il presidente Berlusconi e il ministro Sacconi anche oggi, che nessuno è stato lasciato solo. I giovani precari sono stati lasciati solo perché per loro non ci sono neanche gli ammortizzatori sociali. Quindi, se il governo ha voglia di non fare propaganda e dare una risposta vera, da subito convochi chi vuole, discuta con le organizzazioni sindacali e dia la copertura quantomeno del reddito per i periodi di non lavoro, di discontinuità nel lavoro, quella che tutti i paesi europei hanno, che può chiamarsi disoccupazione o come si vuole, ma che è uno strumento urgente. E poi bisogna guardare a come si esce dalla crisi e quindi a come si creano occasioni di lavoro. Sulla precarietà noi abbiamo fatto una proposta che tende a ridurre le oltre 40 tipologie di contratti precari che noi abbiamo e appunto a fornire una protezione sociale adeguata. Sono i grandi temi del momento, non si può continuare a parlare di processi brevi e processi lunghi, ecco, bisognerebbe parlare di questo.